Buongiorno, salve a tutti, buona giornata, buon mercoledì 13 marzo 2020. Come capita qualche volta, decido così di fare una bella diretta a Facebook e poi, come sapete, la metto anche su YouTube. Ringrazio il dodicesimo iscritto, il nuovo iscritto che si è aggiunto appunto tra gli iscritti al mio canale YouTube, grazie mille. Ricordo, potete trovare fresco fresco pubblicato ieri il video dove faccio la recensione di Monday Night Raw, la puntata di lunedì 11 maggio, dove ricordo tra i vari spunti c'è sicuramente lo shock emozionale, lo shock emotivo che ha creato Becky Lynch, che con il suo segmento nel cedere il regno, la cintura titolata femminile di Raw ad Asuka, perché definisce Becky Lynch Asuka una vera e propria guerriera, mentre lei adesso rispetta l'impegno, l'onore e l'onere di madre, visto che è in attesa di un bambino. Quindi lei sarà futura madre, suo marito Seth Rollins sarà futuro padre. Di nuovo complimenti ad entrambi. Intanto questa mattina qui uscendo da casa, io abito, per chi è di Trani, nella cozzinetta zona Pozzopiano, dove c'è la famosa strettoia, che però da ore fino ad un arco di due, mettiamoci anche 3 mesi, non sarà più la famigerata strettoia, ma finalmente sarà ampliata quella zona. Insomma, chi è venuto, diciamo, per esempio prima di me, che d'altronde sono giovanissimo, farò a luglio 26 anni. Già no, dagli anni 90, dagli anni 80, questa la zona della strettoia era abbastanza problematica. Finalmente, con l'incarico di sindaco di Bottaro e questa sua presa decisione di svolta di allargare la famosa strettoia, ci sarà appunto uno sguardo in più. Invece, dando un'attenzione particolare alle notizie dell'applicazione Sky Sport che ho io sul cellulare, leggevo che mi pare in Portogallo la Serie A di calcio maschile portoghese riprenderà il 4 giugno. In NBA in America il basket americano potrebbe riprendere anch'esso, ovviamente più in là, mi sa lo stesso, o i primi di giugno, metà giugno. Invece, per quanto concerne la Formula 1, Leclerc sarà ovviamente curioso di conoscere quando prima il suo compagno di team che lo accompagnerà, se non sarà in questi mesi, nel corso della prossima stagione, perché ricordiamo che Sebastian Vettel è stato ha rescisso il suo contratto come pilota nella Ferrari, e in pole position per sostituirlo ci sono, non so se state seguendo la questione, al momento ci sono Ricciardo, Carlos Sainz e poi c'è, ma cosa molto improbabile, l'outsider Giovinazzi, che però secondo me è ancora un po' presto per vederlo sulla rossa di Maranello. Io dico che magari Giovinazzi dovrà incamerare qualche altra stagione, magari in Alfa Romeo o qualche altra scuderia, per fare un altro po' di esperienza. Perché, insomma, andare in Ferrari o andare in Mercedes non è che, voglio dire, non c'è alcun valore. Cioè, è
ha un grande significato. Grazie, caro Mimmo, che si è aggiunto, sta seguendo questa diretta. Intanto, appena avrò un ritaglio di tempo, pubblicherò, volevo dire, guarderò la puntata di Impact Wrestling, che ovviamente pre-registrata, che è andata in onda in America la notte scorsa. Avevo letto nel report della settimana scorsa che praticamente la campionessa mondiale Tessa Blanchard dal momento in vacanza, io oserei dire, penso più probabilmente in quarantena in Messico. E poi, insomma, come ho detto già in altri video, mi è piaciuto molto questo ritorno della massima cintura dei fasti di un tempo della TNA World Champion, detenuto e conquistato a Rebellion da Moose. E poi avevo letto comunque che lo ha già difeso proprio nella puntata della notte scorsa contro Sayside. Grazie anche a Toyo Barbie Felice che sta seguendo questa diretta. Comunque, parlando invece della situazione coronavirus, beh, ho letto che sono stati qui in Italia è stato approvato il decretone rilancio con la concessione dei 55 miliardi. Nel pomeriggio di oggi ci sarà il Consiglio dei Ministri, dove ovviamente si prenderanno altre decisioni in merito. Sicuramente la riapertura, soprattutto di quelle attività come pub, ristoranti, pizzerie, che se non all'inizio, ma ad un certo punto dovranno comunque riaccogliere i clienti. Nel proprio negozio e ovviamente con tutte le misure di sicurezza. Per esempio, se grazie Antonio, anche a te che stai guardando la trasmissione, complimenti ancora per aver portato a termine il percorso di studi dell'università. Grande Antonio, complimenti per la laurea. Niente, stavo dicendo che quindi tutte queste attività, pub, pizzerie, ristoranti dovranno ripartire sicuramente in misura di sicurezza. Sentivo anche per quanto riguarda i telegiornali di questi ultimi giorni che proprio la Feder Ristoratori sono un po', tra virgolette, arrabbiati un pochino perché ovviamente sì, a misura di sicurezza dovranno sicuramente lavorare, però in maniera tale sempre, cioè, voglio dire, è normale, dovranno sicuramente recuperare un po' del fatturato perso. Per quanto riguarda i ricavi, le entrate e le uscite, i ricavi e le perdite. E questo ovviamente è anche importante perché alla fine, appunto, cioè, lo Stato in primis dovrà venire pure incontro a queste attività. Mi auguro che già con il decreto rilancio questo avverrà. Bene, sono quasi su intorno ai 10 minuti di diretta, dico altre due cose. Beh, io invece sono abbastanza in ripresa, diciamo che questi primi giorni di temperatura elevata mi aveva creato un po', come poi si sa, qualche colpo di vento, magari ti crea un po' quel senso di stanchezza o magari di raffreddamento che sia pure leggero. Poi in questo periodo sappiamo c'è anche il
le piante che fioriscono, c'è il polline, quindi insomma, però sono in via appunto, come ho detto, di ripresa. Sto oggi al terzo giorno che ho preso il sì, ora ti rispondo, caro Antonio. Dicevo, sto prendendo il Supradin, l'integratore in compressa, però oggi che sono al terzo giorno va abbastanza bene. Caro Antonio, cosa ne penso dell'allargamento della strettoia? Beh, tu non ti eri ancora collegato alla mia diretta. Io comunque avevo già un po' accennato al fatto che quella strettoia è stata soggetto di numerosi problemi. Poi non dimentichiamo, io almeno andando a memoria, mi ricordo che forse però parliamo di 8, addirittura 10 o 12 anni fa, quel tratto di strada mi ricordo che era doppia corsia, cioè voglio dire, si poteva sia andare che venire. Poi fu portata a senso unico e beh, ora è ovvio, come leggevo un po' sul Bombo Notizie su internet, che magari i cittadini, i condomini che abitano in quella zona sicuramente vogliono delle sicurezze in termini di luce. Però io, caro Antonio, come anche tu, che siamo appunto concittadini tranesi, ci auguriamo che i lavori come sono iniziati potranno essere anche portati a termine, perché insomma non ci nascondiamo, come in ogni parte della terra, purtroppo ci sono dei lavori che magari per causa di forza maggiore, che può essere per una causa economica o per altro, purtroppo non vengono portati a termine, anzi in quelle zone dove magari si stava lavorando, chissà, magari c'è una situazione cioè quella zona magari è stata abbandonata. Quindi magari ora io, come tu, anche che più o meno abitiamo quasi, diciamo, a poca distanza di differenza, ora si dovrà fare un percorso un po' diverso, magari per arrivare alla nostra cara amata parrocchia Spirito Santo Trani. E ricordo, caro Antonio, come penso sai anche tu, che nella nostra parrocchia, come in tutte le parrocchie, sarà possibile riprendere parte alle celebrazioni eucaristiche a partire da lunedì, vediamo, 18 maggio. E ho letto comunque sulla pagina Facebook della nostra parrocchia che c'è stato reso noto un numero di cellulare dove sicuramente credo sarà possibile prenotarsi per partecipare alla messa. Beh, è ovvio che io credo sicuramente, mi sa, si sta facendo già, perché comunque maggio, essendo il mese mariano della Madonna, mi sa Don Mimmo Gramegna sta celebrando fuori nel cortile, quindi sicuramente già qualche opera di igienizzazione, di sanificazione la sta facendo. Esatto, Antonio, esatto. Adesso ho letto l'altro commento, sarà sicuramente un miglioramento per la circolazione del quartiere. Intanto saluto anche Riccardo Barbera che ci guarda. Ciao Riccardo, saluti anche a te. Che altro dire? Noi ne siamo contenti di questo per quanto riguarda la strettoia di Pozzopiano. Ciao anche a Vincenzo Avveniente e Flavio Arnesano. E chi si sta collegando a questa diretta, che però faccio qualche altro minuto, poi come ho detto già all'inizio,
Questa mia diretta la potete recuperare per chi se la sta perdendo sul mio canale YouTube Nicola De Lucia. E a proposito di situazioni in miglioramento e di diciamo e di cose che anche se siamo in quarantena o in fase di rilancio, io per esempio con le mie varie associazioni e centri che frequento, proprio domani e venerdì sarò in stretto collegamento, grazie alla tecnologia, in particolare domani mattina con alcuni pazienti, l'assistente sociale e lo psicologo dell'ospedaletto di Trani, luogo che io frequento appunto come paziente del SIM, e domani pomeriggio e poi domani sera attraverso la piattaforma gizi.org sarò ospite con gli altri ragazzi delle Gambiente Trani a queste dirette, che hanno definite anche dirette di informazione, che da cui noi appunto dobbiamo sicuramente apprendere e imparare qualcosa. Dove io inoltre ricordo che ho preso parte nel mese di marzo proprio a una diretta di Legambiente Trani, gli appuntamenti che sono stati fatti con il titolo Rievoluzione, che li ho seguiti praticamente quasi tutti, ho saltato solo il primo, e niente, quindi per il resto andiamo avanti, ci difendiamo bene. Bah, diciamo che, come ho detto, vabbè, all'inizio, nei primi istanti, per quanto riguarda l'aspetto sportivo, calcio, basket e quant'altro, qualcuno cerca di ripartire nel calcio, ovviamente i massimi campionati. Nel basket, l'NBA altrettanto prova a ripartire, però questo, come ho letto, non prima di giugno, inizio metà giugno, e poi chiudo la diretta ritornando un po' sulla Formula 1, perché come penso, chi è amante della Ferrari, ma in generale della Formula 1, è stato reso noto che Sebastian Vettel ha concluso la sua avventura con la scuderia di Maranello. Ora, chissà, magari si prenderà un periodo di riflessione Sebastian Vettel, che, ripeto, per quanto mi riguarda è cioè, è un atleta di valore. È un guidatore di valore. Purtroppo negli ultimi 2/2 anni e mezzo qualcosa è andato storto, però sicuramente, insomma, io credo che ha ancora un po' di anni a disposizione per dire la sua. E ora quindi, per quanto concerne il sostituto di colui che andrà appunto a prendere il posto del tedesco, come sappiamo, ci sono Carlos Sainz e Daniel Ricciardo, che al momento penso che gran parte del popolo amante della Formula 1 pensa forse che sia un po' più favorito rispetto a Carlos Sainz. Ciao Luisa, grazie anche a te che stai guardando la diretta. E niente, quindi staremo a vedere se sarà Carlos Sainz o Ricciardo sostituto di Sebastian Vettel su una delle due monoposto della Ferrari. Cara Luisa, visto che ti sei collegata, ne approfitto che per ricordare come da lunedì 18, come accadrà in tutta Italia, finalmente potremo riprendere
ad assistere come comunità alle celebrazioni eucaristiche, e la nostra parrocchia dello Spirito Santo di Trani ha messo a disposizione un numero di cellulare dove credo sarà possibile chiamare e prenotarsi per le celebrazioni eucaristiche. Quindi, se non sapete il numero, recatevi sulla pagina Facebook della parrocchia Spirito Santo Trani. Oltre a mettere un bel pollicione all'insù, un bel mi piace, prendete nota, prendete il numero di telefono. E ovviamente io, approfittando di Luisa che sta guardando la diretta, facendo parte come anche la stessa Luisa del movimento del rinnovamento nello Spirito Santo di Trani, della parrocchia Spirito Santo, che ovviamente speriamo che anche per i nostri incontri potremo riprendere la nostra attività. Ovviamente per quello e per i vari gruppi parrocchiali bisognerà un po' gestire al meglio la situazione. Quindi grazie a tutti coloro che hanno guardato questa diretta. Ricordo che sarà possibile recuperarla anche su YouTube perché la pubblicherò anche lì, ovviamente in differita. Noi ci vediamo quanto prima o qui su Facebook o su YouTube con i miei video. Grazie a tutti, buon proseguimento di giornata. Mi raccomando, cerchiamo di prendere sempre le precauzioni, mascherina, guanti. Fate come me se vi sentite un po' stanchi, un po' giù a causa delle temperature un po' alte che ci danno quasi un assaggio di prima estate. Prendete un po' di vitamina, qualche integratore, quindi così ci riprendiamo. Bene, un saluto a tutti e ciao, alla prossima. Ciao!